La moglie del principe William ha voluto manifestare il suo sostegno alle proteste attraverso il look. E non solo. Meghan Markle martedì ha fatto un'apparizione a sorpresa a un evento organizzato da Spotify e si è fatta notare per il suo outfit. Niente di stravagante. La duchessa di Sussex ha indossato una semplice t-shirt nera, resa speciale dal messaggio in farsi a sostegno delle proteste in Iran. La Markle, 41 anni, è salita sul palco dell'evento Women / Spotify, organizzato dalla quota femminile del colosso di streaming per promuovere l'inclusività, indossando una maglietta nera con una scritta in persiano. Donne, vita, libertà, recita la stampa che ha subito catturato l'attenzione del pubblico. L'ex attrice si è unita al coro di protese contro il regime teocratico iraniano degli Ayatollah. Meghan ha preso parte all'evento poiché ormai è uno dei volti di Spotify grazie al suo podcast, Archetype, in cui parla spesso di donne e emancipazione femminile. La moglie del principe Harry durante Women / Spotify ha elogiato il coraggio delle manifestanti in Iran, che protestano dal 16 settembre, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. La ragazza è stata uccisa dalle forze dell'ordine con l'accusa di indossare in modo errato l'hijab. Ma l'impegno di Meghan a favore delle donne iraniane non si ferma al look. La 41enne ha portato con sé due membri esecutivi della sua organizzazione Archevel, il vicepresidente esecutivo delle comunicazioni globali Ashley Hansen e la presidente Mandana Dayani, entrambe di origine iraniana. In particolare la Dayani ha dedicato un post sul suo profilo Instagram a questa giornata speciale, dicendosi orgogliosa dell'impegno della sua responsabile. Sono così grata di lavorare con donne incredibili come Meghan e la mia collega e amica iraniana Ashley Montaeni, mentre continuiamo a sottolineare il coraggio donne e delle ragazze in prima linea in uno dei più importanti movimenti femministi del nostro vite, ha scritto la presidente di Archevel. Thank you.